Come al solito mega ridicola. Sembro una gallina, un appollaiato avvolto da una copertuzza, ma perché mi piace sempre darvi il mood giusto, no? Il mood natalizio, però in versione alpina, quindi con la neve, il freddo. Scusatemi poi se sono stato, cioè non sono stato neanche presente questo mese su YouTube, però è stato un casino, cioè c'erano tante cose da fare su Instagram e quindi ho dovuto abbandonare questa piattaforma dorata, ma lo sapete, appena posso io mi incastro dentro, ve piazzo un video. Comunque guardate, ecco, questo video proprio non lo potete perdere, non potete perdere nessun passaggio, io lo sapete, ve lo spiego passo a passo, un dolce ma di un buono, ma di un buono. Adesso io piazzerò qua proprio delle clip in cui lo assaggio, cioè notate la faccia appagata, guardate che io ve lo giuro, è proprio una roba, cioè il tiramisù versione casetta di Natale, casetta invernale, perché poi questo dolce qua non serve che lo facciate solo a Natale, lo potete fare anche appunto durante le feste in generale, quindi Capodanno, lo potete fare anche durante l'inverno, cioè ma come potete non soddisfarvi in questo modo? E a proposito di soddisfarvi, siccome io voglio che voi vi soddisfiate al 100%, io non nasconderò nessun segreto, non è per nulla complicato farla, ci sono dei passaggi da seguire, punto, e io questi passaggi ve li spiego sia qua che sul blog, quindi scialli, che adesso raga partiamo a cannone con un dolce veramente, ripeto, stra mega buono. Allora partiamo con una pasta biscotto, quindi una sorta di pan di Spagna, però versione bassina, la classica pasta che si usa per fare i rotoli. Allora, per fare questa base, ecco, mi sono ispirato tantissimo alla ricetta del mio socio Luke Cake, perché veramente secondo me è la ricetta migliore che c'è online, perché vi garantirà una sofficità da urlo e una buona anche morbidezza proprio, senza cioè non è per niente asciutta, vedrete. 5 albumi in questo caso, montati a temperatura ambiente con un pizzico di sale e un filino di zucchero che si mette man mano. Una volta che il composto risulta bello montato, dovete tenerlo un attimo da parte, montate, ma veramente per tipo 4-5 secondi i tuorli, giusto per dargli una bella, cioè renderli omogenei, e poi li aggiungete al composto di albumi, amalgamate dal basso verso l'alto, aggiungete la farina setacciata, sempre mescolando dal basso verso l'alto per evitare che il composto si smonti e soprattutto per evitare che si formino grumi, olio di semi, un goccino che gli darà la morbidezza giusta che noi cerchiamo in questa base qua, e l'impasto è già fatto, cioè per dirvi quanto è semplice. Teglia oleata con carta forno, stendiamo l'impasto in modo omogeneo, in forno 190 gradi statico, ripiano centrale, circa 13-14 minuti. Una volta pronto, io aprirei un attimino lo sportello, lo tengo dentro ancora veramente 2 minuti di numero, poi lo tolgo e per tenerlo morbido attendo magari un attimo che si raffreddi, ma di poco, e poi copro la teglia proprio con la pellicola in modo tale che tutta l'umidità rimanga all'interno e mantenga appunto la pasta morbida. Ora andiamo di crema al mascarpone, questa pasta intanto la teniamo da parte. Consiglio di pasto le uova, quindi noi facciamo la pata bomb, si chiama, lo sciroppo di acqua e zucchero a 121 gradi. Chiaro che se non vi va di fare questo passaggio potete fare anche la crema al mascarpone con le uova crude, sarebbe meglio forse per sicurezza pensare di pastorizzarle. Come si fa? Prendiamo innanzitutto lo zucchero e l'acqua, versiamo questi due ingredienti in un pentolino e portiamo a cottura fino ad arrivare con un termometro, se l'avete, a 121 gradi. Quando il composto sta per arrivare alla temperatura, cominciate a montare questi 4 tuorli d'uovo in una ciotola. La temperatura dello sciroppo nel frattempo è arrivata a 121 gradi, voi a versare questo sciroppo piano piano a filo sui tuorli. Inizialmente il composto risulta anche abbastanza liquido, però non spaventatevi, perché poi man mano che voi andrete avanti col montaggio, siccome poi le uova anche si raffredderanno, risulterà invece più sodo e montato. Quando fate la crema al mascarpone montatele queste uova, perché veramente devono risultare chiarissime, spumose, se avete la planetaria ancora meglio. Comunque anche con lo sbattitore, come potete vedere, io ho usato quello, ecco, non è impossibile, dovete stare un attimo lì e a 10 minuti abbondanti anche se potete. Quindi una volta fatto questo passaggio voi dovrete aggiungere un ingrediente che solitamente per la crema al mascarpone non viene usato, ma in questo caso io vi consiglio fortemente di usarlo, perché avremo bisogno di un pochino più di consistenza, di solidità della crema. Quindi gelatina in fogli ammollata in acqua fredda, che poi verrà aggiunta della panna, ad un goccio di panna che è stata messa in un pentolino, scaldata un attimino, e quando risulta bella calda voi spegnete il fuoco, aggiungete la gelatina strizzata, mescolate e questo composto lo versate nei tuorli mentre continuate a montare. Vi dico la verità, io ho usato 4 grammi di gelatina, quindi 2 fogli. Se il vostro mascarpone risulta meno compatto del mio, vi consiglio assolutamente
solamente di metterne 6 grammi. Oppure, se avete paura che la vostra crema non risulti abbastanza soda, ecco, usatene 6 grammi anche in quel caso. Risulta comunque molto piacevole, molto vellutata, molto cremosa. Ah, giusto, mi mancava il pizzico di sale. Mi raccomando, mettetelo nella crema perché esalta i sapori. Aspettate che mi metto la luce, sennò non si vede un tubo. Una volta che i tuorli sono freddi, aggiungete il mascarpone. Ancora diamo una montata per circa 3-4 minuti. Poi aggiungiamo della panna, montata anch'essa a parte, dal basso verso l'alto. E anche la nostra crema è pronta per essere portata in frigo a raffreddare per circa 3-4 ore, perché avendo la gelatina ha bisogno proprio di un po' di riposo per rassodarsi ancora di più. Siamo arrivati a fare la nostra casetta, quindi prendiamo la nostra teglia con su la pasta biscotto, togliamo la carta forno dalla pasta e rifiniamo i bordi, no? Quelli un pochino più spessi, più irregolari, e poi prendiamo le misure. Dovremo ottenere praticamente 3 strisce uguali e 2 più piccole, una più piccola e una ancora più piccola. Dovete regolarvi voi in base alla grandezza della vostra teglia. Comunque io vi do un'idea: le fette più grandi misuravano 11 cm di larghezza per 22 di lunghezza, mentre le due più piccole, una misurava 7,5 cm e invece l'altra 3. Prendiamo un bel piattone da portata, carino. Ci mettiamo sopra la prima striscia di pasta biscotto, bagniamo non eccessivamente comunque la striscia con del caffè abbastanza ristretto, quindi il caffè della moca che non è venuto su tutto, diciamo così, scusate se lo dico in questo modo così un po' ignorantello. Uno strato anch'esso sottile di crema spalmabile al cacao, magari non la classica Nutella, io sceglierei proprio una crema spalmabile comunque con più cacao che nocciola, proprio per richiamare il cacao che c'è nel tiramisù, no? Crema al mascarpone, un bello stratone, e continuate in questo modo fino ad arrivare alla striscia più sottile. Mo che dobbiamo fare? Spalmare tutta la crema restante attorno alla casetta, una striscia di non troppo abbondante di crema al mascarpone in cima, ok? Seguendo la lunghezza della vostra casetta. Ci piazzate sopra i biscotti disposti in modo regolare, io in questo caso uso i Lotus, e a questo punto possiamo magari riporla in frigo, che così intanto si rassoda bene. Ora facciamo le finestre e la porta, in questo caso sempre con i biscotti, li ritagliamo, poi ci mettiamo magari un leggero strato di cioccolato fuso, giusto per avere una sorta di cornice attorno. Vi consiglio di spalmarci sopra un pochino di crema al cioccolato per avere una rifinitura più fine, più regolare, e poi il cioccolato bianco con uno stuzzicadente ci fate le croci per fare le finestre, invece per far la porta la finestrella e poi il pomolo. Prendiamo la nostra torta, che probabilmente andrà via ancora poco tempo prima di servirla. Ci mettete la porta e le finestre attorno. Completiamo con una bella spolverata di zucchero a velo per dar l'idea di nevischio. E poi proprio per la neve ci piazzate sopra un bel po' di panna montata. Non su tutto il tetto, però solamente magari nella parte centrale. Poi se volete fare proprio le cose fatte bene, magari potreste prendere, non so, qualche ramoscello d'abete, insomma qualcosa di verde, e ci mettete gli alberelli attorno. Per dare ancora più l'idea, e questo dolce favoloso è fatto, è pronto. Abbiamo finito, mi devo mettere le luci così come se fosse un'aureola, perché altrimenti vedete tutta la luminosità dal sotto che non va mica bene. Allora niente, io volevo tantissimo ringraziarvi, spero veramente tanto, ecco, come al solito, che questa ricetta vi piaccia, quella che vi ho proposto, e basta. Noi ci vediamo molto presto, come vi ho detto. Provate, mi raccomando, a fare questa torta. Se la fate, taggatemi su Instagram o su Facebook. Sappiate poi su Instagram, come sempre, che posto anche altre ricette rispetto a quelle che posto qua su YouTube. Vi lascio qua altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua oppure qua sotto, e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece in fondo qui, cioè qua sotto in basso, trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta di questa meraviglia. Buon Natale, forse ci vediamo prima della fine dell'anno, e altrimenti vi auguro veramente di finire abbastanza serenamente questo anno, che è stato comunque abbastanza complicato, molto complicato, e speriamo che il prossimo veramente sia un filino meglio. Vi mando un bacio gigante, vi voglio un gran bene. Lo sapete, volevo dire, mi sono un po' bloccato, come al solito un po' mi emoziono. Grazie per tutto.